Buongiorno, ben ritrovati. Oggi ospiti da noi abbiamo Riccardo Salvatore Voce, direttore commerciale Races, e Mario Gargiulo, responsabile pianificazione e controllo sempre di Races. Buongiorno. Buongiorno a te. Buongiorno. Oggi con voi vogliamo un po' raccontare alcune peculiarità di Races, che è un marchio storico del mondo della cessione del quinto, che oggi ha cambiato pelle e che è diventata una società di mediazione, multiprodotto, una società del tutto nuova rispetto a quella del passato, e che appunto ha delle frecce nuove nella sua faretra che vogliamo conoscere. Intanto cominciamo con te, Riccardo, raccontaci un po' appunto com'è la struttura commerciale di Races oggi e quali sono i vostri prodotti, le vostre linee di prodotto. Correttamente, come accennavi tu, Races nasce, è un marchio storico riconducibile a oltre 50 anni di attività e che come know-how ha sempre avuto la cessione del quinto. Oggi, trovandosi con un nuovo assetto societario in un'altra dimensione di mercato, ha ritenuto opportuno vagliare più prodotti e avere delle macro aree all'interno della società. Races oggi si occupa di corporate, private e in maniera trasversale anche dei prodotti assicurativi, che possono essere riconducibili ai due prodotti principali. Ognuna di queste macro aree all'interno di Races ha dei manager specialisti e dei back office associati che sono con un'expertise di oltre 25 anni. Questo fa sì che il collaboratore, in ogni sua esigenza commerciale oppure produttiva, si può avvalere di persone qualificate che vengono dal settore specifico. E allora, a questo punto, visto questa struttura organizzativa commerciale, quali sono i vantaggi che riesce a esprimere questa struttura per i collaboratori? Intanto possiamo contare su un CRM e un gestionale che sono altamente specifici per i prodotti in sé e questo rendono la vita semplice ai nostri collaboratori in quanto riescono a fare dei preventivi puntuali e precisi e soprattutto ad offrire la soluzione migliore alla loro clientela. Successivamente, come accennavo prima, avendo un back office dedicato per ogni prodotto, per ogni esigenza specifico ad hoc proprio per quello, evidentemente il collaboratore si sente tutelato in tutte le sue attività commerciali e questo fa sì che anche il collaboratore che prima era specializzato in un solo prodotto sta iniziando a vagliare la molteplicità di prodotti e di tutto ciò che può essere necessario alle esigenze del consumatore. Prima mi raccontavi, poco prima di iniziare, che anche il prodotto assicurativo sta avendo un buon riscontro. Sì, perché le famiglie si stanno avvicinando anche a queste soluzioni, non solo per associarla ai prodotti finanziari, anche perché credono, in un momento dove molte famiglie si rivolgono ai risparmi, che anche il settore assicurativo da questo punto di vista può essere un prodotto da collocare all'interno della propria famiglia e delle proprie esigenze. Proprio per questo molti collaboratori, molti consulenti si stanno avvicinando al prodotto assicurativo perché lo reputano un prodotto aggiuntivo, da offrire alla propria clientela. Benissimo. Mario, invece ti volevo chiedere, visto che è una struttura, quella di oggi, in crescita, in evoluzione, lo strumento della pianificazione e controllo in un'azienda è fondamentale. Quali saranno le prossime sfide che dovrete affrontare per tenere sotto controllo l'attività, insomma? Tieni presente che pianificazione e controllo corre un po' dietro a quello che sono le esigenze dell'azienda, sia in termini di pianificazione, quindi prima e di decisioni durante con il consiglio di amministrazione, sia dopo, quindi la misurazione di tutti quelli che sono gli elementi a consuntivo. Quindi pianificazione e controllo corre dietro sempre a gap e misura costantemente i gap in termini quantitativi, qualitativi ed economico-finanziari, perché poi sono i bilanci che fanno le aziende. E questo adesso ce lo insegna anche l'OAM con le segnalazioni di vigilanza. Quindi ogni volta che lui propone delle azioni di sviluppo vi crea un problema per il controllo No, dei budget, che anzi. va ricalibrato Anzi, noi ci siamo totalmente. trovati bene perché abbiamo pianificato sin da subito, sia in termini di ricavi che di costi. Quindi tutte le scelte vengono pianificate,
prima a livelli di costi e poi con i risultati attesi. E con la pianificazione e controllo noi andiamo proprio a misurare sia i costi che siano realmente che siano in linea con quelli che praticamente abbiamo pianificato, sia che i risultati siano in linea con quelli che il commerciale ha messo su. Beh, questo è fondamentale perché, insomma, senza, come dicevamo prima, senza un corretto controllo, riscontro dell'attività aziendale, è difficile poi effettivamente quantificare i risultati. Ma immagino che non si fa più come una volta, utilizzando Excel e quant'altro, ma la tecnologia in qualche modo, visto che lui prima ha parlato di CRM, entrerà o è entrata in questa attività? Beh, tieni presente che oggi gli strumenti di business intelligence sono tutti integrati, quindi noi con un semplice click, proprio grazie agli sviluppi che abbiamo da sempre fatto in ambito tecnologico, riusciamo ad avere un quadro chiaro in termini quali quantitativi ed economico-finanziari, quindi sappiamo quanto costa, quanto sta producendo e tutte le informazioni. Ovviamente l'intelligenza artificiale ci sta aiutando per fare meglio delle previsioni, quindi dallo studio di quelle che sono le serie storiche riusciamo a pianificare meglio quello che può succedere nel futuro. Poi la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno. E poi in questo periodo ancor meno, insomma. No? Certo. Riccardo, invece parliamo un po' di futuro. Quali saranno le azioni commerciali che mettete in pista prossimamente o a medio termine? Già messe in pista, che ci stanno premiando delle scelte fatte e stiamo vedendo crescere la nostra rete. Ovviamente Races, grazie all'esperienza del suo amministratore delegato e anche l'esperienza che un pochettino abbiamo fatto noi sul territorio, qualcosa l'abbiamo fatto. Abbiamo capito che non può esserci un'azione commerciale omogenea, perché ogni territorio ha delle sue peculiarità, delle sue criticità e delle sue opportunità. Di conseguenza, fare un'azione commerciale in Sicilia, come può essere in Lombardia, significa non associarsi, affiancarsi all'esigenza del collaboratore. Noi teniamo particolarmente la nostra rete, tant'è vero che lavoriamo in simbiosi e di conseguenza il primo filtro su quel territorio il nostro collaboratore, perché è lui che lo conosce e per dargli delle risposte certe e realizzare le sue esigenze, la sua operatività in maniera puntuale, è ovvio che noi ci affidiamo a quello che lui ci indica e è quello che conosce di quel territorio. E queste sinergie, puoi farci qualche esempio, insomma, in cosa si tramutano poi, insomma? Allora, le sinergie possono tramutare dalla brandizzazione dell'ufficio all'apertura anche di un point. Tutto ciò viene, appunto, come dicevo prima, scelto insieme al collaboratore che ci indica il luogo, il territorio, il comune, la via dove è più conveniente oppure più opportuno per le sue opportunità lavorative locare il nostro marchio. E di conseguenza siamo aperti a tutte le opportunità che ci richiede il mercato. Siamo Benissimo. Attenti a questo. Benissimo. Allora, affiancare il collaboratore vuol dire anche formazione. Mario, quindi voi immagino seguirete da vicino la formazione dei collaboratori. Beh, in Races il collaboratore è sempre stato il cliente interno, perché il nostro cliente non è il consumatore finale, ma è di fatto il collaboratore che lavora con noi. Quindi la formazione è fondamentale e noi aiutiamo non solo nella formazione obbligatoria, ma anche nella formazione non obbligatoria, quindi quella paraverbale e così via, ma principalmente nella formazione di prodotto, perché crediamo molto nella formazione di prodotto, perché più il collaboratore conosce tutti i prodotti che possiamo offrire, più ci possono essere migliori azioni di repeat business o di cross-selling, anche perché il futuro di una società di mediazione è il cross-selling, secondo il mio parere. Allora, io, visto che tu prima hai parlato di sfera di cristallo, vi chiedo però una conclusione da sfera di cristallo. Commercialmente che ci aspettiamo per la fine dell'anno? Commercialmente siamo sicuri che raggiungeremo i nostri obiettivi. Tutto ciò che ci siamo prefissato è un progetto sano, non è un progetto mirabolante o favoloso, è tutto ciò che abbiamo nelle corde e che con il marchio abbiamo avuto storicamente nelle corde, anche se si tratta di una società nuova. Quindi sono convinto che grazie all'expertise, abbiamo Mario qui vicino,
e tutta la struttura societaria, gli obiettivi verranno raggiunti. Mario, invece tu cosa ti aspetti per fine anno, anche magari facendo saltare tutti i numeri? No, allora, di sicuro lo sviluppo commerciale, comunque le strategie per il 2023 e il 2024 sono delle strategie, li chiamiamo piccoli passi, perché non abbiamo mai programmato grandi volumi, vogliamo crescere regolarmente, vogliamo crescere bene, senza implodere o esplodere, perché quello poi sarebbe dannoso. Quindi ci aspettiamo di raggiungere tutti gli obiettivi e comunque di ottenere l'efficientamento di bilancio senza problemi. Tieni presente che l'azienda di fatto è nata a febbraio del 2021, il 2021 è stato un anno di crescita e start-up, di fatto abbiamo iniziato ad operare realmente ad aprile 2022, quindi il 2023 sarà un anno in cui buttiamo le basi solide anche per il futuro. Bene, benissimo. Allora io intanto vi ringrazio di essere state qui con noi. Grazie a te. E speriamo di rincontrarci tra qualche tempo per valutare queste previsioni. Perfetto, grazie. Arrivederci. Con piacere.